Questo programma è presentato da Bar Vittoria, strada statale 106, fondo vivo Bova Marina. Info 0965 76 40 91. Pacecodes.com, sviluppo portale e app. Central Photo Cormaci, via Nino Bixio 11, Melito Portosalvo. Crystal Coffee & Lounge Bar, Corso Garibaldi, Melito Portosalvo. Telefono 0965 78 36 38. Stazione di servizio Kuwait, strada statale 106, chilometro 13 più 500, Pellaro. Generation Point, in via Fondovivo, statale 106, Bova Marina. Info 0965 76 17 91. Isa Flowers, di Sabella della Villa, via Nazionale 104, Bova Marina. Info 339 314 97 16. Il chioschetto by 3, corso Umberto I, Bova Marina. Info 349 74 53 041. Supermercato Conad dei Fratelli Russo, via Peripoli, Condofuri Marina. Pizzeria Number One, via Anna, Melito Portosalvo. Info 347 65 12 502. Radio Studio 95 presenta Sanremo Live. Sanremo Live, tutto sul Festival della Canzone Italiana. In diretta dalla Città dei Fiori, interviste, curiosità, news, pettegolezzi sul più grande evento musicale dell'anno. Sanremo Live. Perché Sanremo è Sanremo. Ragazzi, scusa, della morte, fate passare Vittoria, vieni Vittoria. Vai Vittoria, passa. Vittoria. Della morte, fate passare Vittoria, è un piacere. Ma tu ancora canti? Michele Zarrin, le nostre, stiamo riprendendo. No, io sono stato la foto. Facciamo una foto allora? Prego. Grazie Zarrillo. Buonasera. Una fotina la possiamo fare. Voilà. Vai. Una foto Michele con me. Quanti microfoni, quante camere. Un saluto lo fai? Un saluto ce lo fai? Michele? 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 No? Ok. Dice quanto camere, quelle eccetera, le persone imperciate. Cari telespettatori di Merito TV, siamo in compagnia di Michele Zarrillo. Michele Zarrillo, buonasera. Dove siete? Ah, ecco. Eccoci qua. Comincio a essere stordito da tutti questi microfoni e telecamere. Quante interviste hai fatto fino adesso? Se te lo dico... Il mio promoter che cura la promozione ha detto che stiamo battendo un record, che è tutto dire, no? Perché poi diciamo che no, avendo io qualche annetto ormai... No, ma non li dimostri per niente. Battere il record qualche anno fa non ce l'avrei fatto. Quindi vuol dire buon segno. Buon segno. Dopo 9 anni ti troviamo sul palco dell'Ariston, 11 presenze. Questa sicuramente è la dodicesima che ha un significato importante e un po' posso dire il ritorno della musica melodica finalmente può essere questo il ritorno della musica melodica italiana? Guarda, per melodica è un termine che sicuramente mi appartiene perché la melodia fa parte della scrittura delle canzoni, però insomma mi ritengo un compositore, un cantatore di musica, ma insomma dipende dall'accezione che si dà a melodico, no? Perché a volte sembra quasi una brutta parola, però la melodia è la caratteristica delle canzoni, per cui un ritorno alla melodia. Io credo, mi auguro sia un ritorno alle canzoni che possano rimanere nel tempo, ecco. Che siano melodiche, ma sai, è tutto melodia, anche la cosa d'avanguardia, se non c'è una melodia non può essere una canzone. L'album uscirà il 10 febbraio, puoi parlarci un po' di questo tuo progetto? Ci sono 10 canzoni più la cover di Bosè, quindi sono 11 canzoni, 10 inediti che parlano di un po' della mia vita, delle mie storie diciamo più drammatiche riguardo alle storie d'amore, alle storie più esaltanti che parlano un po' del nostro mondo, della nostra attualità
e hanno varie argomentazioni, quindi è un disco veramente eterogeneo con tanti argomenti, tante riflessioni pure dentro, per cui secondo me uno dei miei dischi, diciamo, sotto l'aspetto proprio della musicalità, delle liriche, è molto più vario. Un'ultima domanda, ci scostiamo dal Festival di Sanremo perché c'è anche un progetto particolare teatrale che inizierà, vuoi raccontare, vuoi darci un po' le date, così facciamo anche un po' di pubblicità. Le date non le ricordo, ce l'hai. Dal 7 di aprile al 20 maggio, io le so. Ecco, esatto. E niente, si ritorna in teatro dopo un po' di anni e questo tour che ci vedrà, insomma, in tutte le città più importanti italiane, anche meno importanti, quindi vi aspetto, insomma, in teatro. Sarà un bel concerto un po' lunghetto perché ci sarà da cantare il disco nuovo più tutte le mie canzoni, quindi fare la prossima scaletta sarà un'impresa ardua e diciamo anche con qualcosa che dovrà rimanere purtroppo a casa, ma le mie canzoni per fortuna ne ho scritte tante e cercherò di riproporle tutte, comprese le nuove. Noi ti ringraziamo, in bocca al lupo per tutto e un saluto agli amici e telespettatori di Melito TV. Un saluto a tutti gli amici di Melito TV, da Michele Zarrillo, a presto, buona vita, buon tutto. Ciao. Spettatori di Melito TV, e con chi mi trovo in questo hotel? Salve, buongiorno, sono Lele, ciao. Ci troviamo con Lele, Sanremo per te partirà domani sera, che emozioni stai provando in questo momento? Ma io non so se partirà domani sera o giovedì, non sono ancora... Bisogna vedere quando, comunque categoria giovani, da domani in poi ci sarà questa eliminazione diretta poi, che le emozioni... Ma ci sono tante emozioni, io in realtà sono concentrato sul cantare la canzone, ciò che più mi preme sinceramente, che sono molto contento della canzone che porto. Invece dopo il Festival di Sanremo, quelli che sono i tuoi progetti, il tuo album, ce ne vuoi un po' parlare? Il 10 febbraio uscirà Costruire 2.0, che è la riedizione del mio primo disco, e gireremo un po' tutta l'Italia e saremo anche in Calabria, a Cosenza. Niente, sarà tutto legato al disco nuovo che presenta 5 inediti in italiano, tra cui Oramai, e tanti giri, tanti abbracci, spero tanti live. Ultima domandina, poi ti lasciamo, vedrai Maria De Filippi, ci sarà un saluto, ci sarà cosa, come pensi di... Ma in realtà in maniera molto molto tranquilla, Maria è una persona fantastica, lei sta presentando, io sono in gara, la porto nel cuore per quello che mi ha dato Amici, ma questa è una cosa diversa. Ok, vuoi fare un saluto agli amici di Melito TV? Un saluto a tutti gli amici di Melito TV, ciao. Grazie. Cari telespettatori di Melito TV, mi trovo in questa bellissima atmosfera, però accanto a me ho una meravigliosa donna, prima di tutto, prima le donne. Grazie del meravigliosa e donna. Noi siamo donne, qualsiasi età donna. Sì, assolutamente, penso questo anch'io. E poi c'è un maschietto qui che mi sa, lo conosciamo? Me lo auguro in realtà, se no... Nesli e Alice Pabba, che bellissimo duo, inaspettato, e la domanda nasce spontanea, com'è nato? Nasce in studio, lei stava registrando il suo disco, abbiamo in comune il produttore e il management, io sono capitato in studio perché è uno studio dove lavoro, lei era lì che registrava, in maniera molto naturale e spontanea ho sentito le cose che faceva. Io stavo lavorando a questo provino e avevo, diciamo, no bisogno, però era bella l'idea di accostare quel brano a una voce femminile, lei era lì, la voce mi piaceva, a lei è piaciuto il pezzo. E quindi è nata subito la sintonia, quindi sì, faccio una domanda, i suoi difetti musicalmente parlando, eh? Non ne ha, dici sempre che non ne ho, vero? Ma scherzo. Oddio, musicalmente parlando... È perché lui è bello così, perché è proprio così, con difetti. Tutti i difetti. Oh, tesoro, è no. Così, cioè dà quel senso che comunque non, a noi non ci piace la precisione, la perfezione non è arte come... Il canto accurato quindi, storto, diciamo. Sì, ce l'ho anch'io, quindi non posso dire niente.
Il fatto che ci sia la vostra esibizione e poi ci potrebbe essere il girone eliminatorio, quindi gli ultimi tre che vanno la terza serata e non possono presentare la cover, come la vedete questa idea di Carlo? Se così fosse è una gran perdita per tutto il festival, il fatto di non poter fare la nostra cover, sì, perché è davvero magnetica, è pazzesca, sì, e contagiosa, ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano in una versione punk rock, un po' la Sex Pistols, che farebbe ballare e divertire, sì, tutto l'Ariston. Quindi televotateci affinché potete ascoltare, potrete ascoltare la versione di Ma il cielo sempre più blu di Rino Gaetano, sì, sì, e così sì, ci divertiamo. Allora, parliamo invece di quelli che sono i vostri progetti dopo il festival. Ci saranno sicuramente delle tappe fuori, ci sarà un disco, ne vogliamo parlare, Alice? Va benissimo, a me fa piacere sempre, perché è il mio primo disco, sarà la mia prima... nel mio primo debutto, insomma, e l'abbiamo fatto nel modo migliore in cui lo potevamo fare, quindi sono soddisfattissima di questa cosa. Si chiama Se fossi un angelo, esce il 10 febbraio e all'interno sono presenti 9 brani, tra cui Do retta a te, che è il brano di Sanremo, Toxic, che è una versione di Britney Spears, ok, se la conoscete. E poi insomma ha un po' lo stampo proprio da cantautrice, poi c'è anche pop rock, insomma, tante sfumature, quindi spero che esca il mio mondo. Non vediamo l'ora di ascoltarle. Invece Nesli, cosa ci riserva il tuo album? Cosa ci dobbiamo aspettare? Il 10 febbraio esce il repack del disco, che era uscito in una edizione limitata, non annunciata, diciamo così. Quindi l'album contiene gli 11 brani che facevano parte, che componevano il disco, più 6 inediti, tra cui il brano di Sanremo in 2 versioni e un po' di pillole mie, versione videoblog, canzoni che hanno meno una struttura magari pop e un pochino più poetica. Ed è un appendice che chiude questo percorso iniziato con Andrà tutto bene e poi ti aspettiamo in Calabria. Sicuro, perché poi facciamo un bel in-store tour che parte, sì, dal 13 febbraio e termina il 21 febbraio, inizia da Varese e finisce a Palermo, e lo faremo insieme, sì, cantando Do retta a te, e dove si può, dove non si può, la facciamo chitarra e voce, se ci va. Sì, se ricordo gli accordi, perché dopo tutta questa... Probabilmente, infatti, alle brutte la facciamo così, bene, no, ma a cappella. Devo dire che siete una coppia bella, come dire, vi state amalgamando sempre di più. Ma perché siamo più, l'unica vera coppia del festival, in realtà. Ecco lo scoop, abbiamo trovato la vera e unica coppia del festival. Benissimo, lo ammetto. Questo sguardo. Quale sguardo? Quelli sguardo. Scherziamo, no, la bella musica che si sta unendo è la cosa principale. Noi ci siamo innamorati della canzone e della resa della canzone, sì, ci siamo messi a servizio di questa... di questa avventura. Siamo amalgamato un po' tutto, perché è normale, c'è tanta musica. Poi andiamo d'accordo, siamo due artisti, sì, sì, quindi sì, ci siamo trovati. Noi siamo contenti di vedere questa, come dire, questa sintonia, questa armonia, anche che ci sono due generazioni un po' diverse, mi dispiace, noi abbiamo un'altra età, è sempre lì e io lo devo dire. Purtroppo sì, anche se ne dimostro 25. Tu sei un no, Peter Pan, dai, sì, alla vero. Fine... Chi se ne frega dell'età? Chi se ne frega, perché poi, finché non ho... trentina non si dice più niente. È vero, e poi finché ho tutti i capelli in testa e pochi bianchi continuo a vendermela come un ragazzino. Poi la musica mi ringiovanisce, sì, lei mi ha dato una botta di vita e quindi... Io adesso ti chiedo una cosa, un piccolo ritornello alla fine. Il ritorno della fine. Però non so se porta bene a Sanremo la fine. Facciamo che in base. Ti prometto che se facciamo la cover torni e ti canterò il ritorno della fine. Se no mi porta male. Va bene così, allora facciamo in questo modo. Adesso io vi lascio i microfoni per fare un saluto a Melito TV e Radio Studio 95, perché noi abbiamo sia la televisione che anche la radio. Sì. Che poi appena uscirà la vostra canzone l'andremo a. Vi lascio il microfono, è tutto vostro. Sì. Ciao, io sono Nesli. Io sono Alice. Un saluto agli amici di Melito TV. Yeah, Do retta a te il nostro brano, votateci, televotateci. Cari telespettatori, ci troviamo qui con Tommaso Pini. Ciao Tommaso. Ciao, ciao a tutti, ciao. Noi ormai ci vediamo, devo dire, com'è, tutto a posto, hai mangiato? Sì, ho mangiato un caffeino, sai, è bene. No, il caffè non va bene, perché se c'hai l'ansia,
Che è sta ansia? Però non posso levare tutto, devo equilibrare le cose, perché se mi rilasso troppo poi è finita, se bevo troppo caffè è finita anche lì, quindi cerco di trovare un equilibrio. Parliamo un po' dell'album che uscirà, quali emozioni, cosa che vuoi trasmettere ai giovani, ma non soltanto, anche perché è abbastanza impegnativo, quindi qual è il messaggio che vuoi un po' immandare a tutti? Ma il messaggio è sicuramente quello di prendersi un po' meno sul serio, cioè di cercare di trovare un equilibrio nella propria vita, no? Ed essere felici, cioè indipendentemente da cosa va di moda, da cosa va di moda mangiare o essere, cioè l'importante veramente è fondamentale essere se stessi e godersi la vita veramente con il sorriso, nonostante ci siano delle difficoltà, come magari io nella mia vita ho sofferto tanto d'ansia, però un modo per sdrammatizzare tutta questa situazione l'ho trovato. Per me è stata la musica, poi insomma, ognuno ha il suo, no? Quindi ognuno sceglie come poter. Io ti posso consigliare yoga, che non è. Fai l'om. L'om, ok. Che non è male. Ascolta, due personaggi che ti potrebbero rappresentare, scegliene uno: Peter Pan o Alice nel Paese delle Meraviglie? Mi ha messo davanti una scelta di... Ti rappresentano un po', no? Assolutamente sì, Peter Pan, un po' per questo rimanere un po' bambino, no? Però probabilmente Alice nel Paese delle Meraviglie mi rappresenta di più, perché insomma, questa immaginazione, questo mondo immaginario, credo di averlo trasportato anche qui per superare tutta questa situazione che è bellissima, però anche molto... Ho trovato i due personaggi. Adesso facciamo un saluto a Melito TV. Un saluto a Melito TV da Tommaso Pini. Ciao. E poi fai il lancio anche qua della canzone, però con Radio Studio 95. Okay. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio 95, qui è Tommaso Pini. Adesso andiamo con Cose che danno ansia. Ciao. Qui con Francesco Guasti e ci facciamo un po' di, ci raccontiamo una donna a misura di Guasti, sì, no? Sì, sono tutte alte 2 metri qui a Sanremo, ragazzi. Sono arrivata anch'io dalla Calabria, così piccolina. Brava. Allora Francesco, come stai? Bene, emozionante, siamo veramente a un passo dal sogno, da salire sul palco che ho sempre cercato e sempre sognato, quindi sono veramente emozionato. Tra le altre cose, finalmente, perché sei andato a Roma e non hai visto il Papa l'anno scorso, che sì. Vuol dire? Vuol dire che l'anno scorso sono arrivato tra i 12 finalisti, ma mi sono fermato lì e quindi è stata... Intanto stanno suonando già la canzone, lo vedete, papparai rappa, non so se la sentite, ma e quindi sono arrivato tra i 12 finalisti ma non sono riuscito a arrivare lì. Quello del Papa è giusto, perché è come se un argentino, no, prende l'aereo, arriva a Roma la domenica, va lì per l'Angelus, si affaccia e fa: no ragazzi, oggi non si affaccia il Papa, ho fatto 12 ore di volo e non lo vedo e mi dispiace. Però quest'anno ce l'abbiamo fatta, no? Gli abbiamo stretto anche la mano al Papa. Perfetto. Sul palco dell'Ariston tantissimi big, me ne dici uno con cui avresti voglia di fare qualche progetto in futuro? Ma ce ne sono diversi, sicuramente Mannoia, che è un'artista immensa, pazzesca, e poi un amico che è Masini, ma perché ci conosciamo, quindi con Marco... Sai che sei cresciuto con le canzoni di Marco? Anche, Marco è un amico in primis, quindi sicuramente sarebbe bello poter cimentarsi a fare qualcosa, con le voci tutte e due belle, graffianti. Belle rocchettare. Parliamo un po' del tuo album, che uscirà? Il 10 febbraio uscirà il mio disco, si chiama Universo. Parlerà un po' delle mie avventure, del mio modo di vedere la vita musicale, non solo, ci saranno tante sfaccettature di Francesco Guasti. Ok Francesco, noi ti aspettiamo in Calabria. Ma volentieri, guarda, trovarci. Si mangia benissimo in Calabria, ragazzi. Ti facciamo un bel piatto di pasta con l'anduia. Io sono vegetariano, Maremma. Vabbè, ti facciamo una bella parmigiana bianca. Va bene. Un salutone a Melito TV da Francesco Guasti. Adesso su Radio Studio 95 c'è Universo di Francesco Guasti. Cari telespettatori, siamo con Leonardo Lamacchia, Nuove Proposte, qui con me, e mi chiedo, questa macchina di Sanremo, quanto è pesante per un giovane? Guarda, è più che pesante, è molto dinamica ed è bellissimo esserci dentro, perché
ti dà la possibilità appunto di conoscere gente, di parlare della sua musica, quindi più che una macchina pesante è un bel frullatore bello carico. Dove non si dorme mai? No, no, mai. In una settimana faremo 24 ore di sonno, ma va bene così. Voglio chiederti del tuo pezzo, di cosa vuoi far arrivare al pubblico che è a casa, ai giovani, anche quelli un po' più grandicelli. Allora, diciamo che di solito il pezzo parla della fine di una storia d'amore. In generale diciamo che si tende a parlare un po' dell'aspetto negativo, di quando finisce un amore, un po' dei sentimenti negativi che rimangono dopo la fine di questa storia. Mentre in ciò che resta, diciamo, si parla appunto di quel periodo di consapevolezza che arriva dopo un po' di tempo dalla fine del rapporto stesso. Quel periodo in cui si arriva a capire che per andare avanti, davvero per rimanere felici, bisogna portare con sé solo ciò che di bello c'è stato, tralasciando tutto il resto, perché i ricordi e le belle cose sono quelle davvero che ti fortificano e che ti mandano avanti. Beh, così giovane ma con una grande maturità, un bel po' di introspezione. Abbiamo ferite d'amore? Diciamo che abbiamo amato, siamo stati amati ed è per questo che questa canzone è nata un po' per questo, quindi nasce da un'esperienza sicuramente personale. Parliamo della gara, ci sono 22 big in gara, hai già conosciuto qualcuno, avresti piacere di fare qualche progetto futuro o già c'è qualcosa in ballo? Allora, avrei tantissimo piacere di conoscere Fiorella Manoia, perché credo sia una delle voci italiane più intense, capace di trasmettere un messaggio in maniera molto immediata e semplice. Mentre per il prossimo, diciamo, per il mio disco che uscirà il 10 di febbraio, ci sono state delle forti collaborazioni di cui sono molto orgoglioso. Infatti ci sono due pezzi dell'EP scritti anche da Gianni Pollex e da Ermal Meta, che voglio dire, un signor autore. E quindi è bellissimo aver condiviso con lui i suoi pezzi, perché sono davvero felice di rendere, cioè, ho provato a metterci dentro ciò che lui ci avrebbe messo, però con i miei occhi, perché credo che poi ognuno abbia il suo modo di guardare la vita, sarebbe strano il contrario, però avere un suo pezzo è stata una delle gioie più grandi di questo EP e di questo percorso sicuramente. Quanto sono importanti i social per la musica italiana secondo te da adesso in poi, e soprattutto come si riesce a gestire tutti i fan, e i vari, insomma, anche le varie interviste, perché adesso stare sul social è positivo, però potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio. I social, diciamo che sicuramente hanno, in questo periodo stanno prendendo molto piede, sono, diciamo, quasi il mezzo più immediato per farsi conoscere, tant'è che magari si diventa famosi anche dal nulla, dalla propria cameretta, dicendo qualsiasi cosa, provando a cantare. Credo che sia un veicolo molto importante per trasmettere un messaggio, ma come dicevi tu è pericoloso, perché non sempre, diciamo, sui social si tende molto ad esagerare qualsiasi cosa, perché non manca appunto quel rapporto interpersonale, mancano gli occhi che si guardano, manca l'interpretazione del messaggio, l'intonazione della voce, che credo sia fondamentale. Infatti è molto più semplice cadere in errore sui social. E devo dire che conoscere te si sente l'emozione, ma di un ragazzo giovanissimo, però che ha già l'esperienza, la voglia di far arrivare dei messaggi positivi, e ne siamo veramente contenti. In bocca al lupo per questa tua esperienza sanremese, e noi ti aspettiamo dalle nostre parti giù in Calabria, a merito di Porto Salvo. Siamo vicini, non c'è problema. Ti lascio il microfono per un saluto ai nostri telespettatori di Merito TV. Allora, ciao a tutti i telespettatori di Merito TV, un abbraccio, io sono Leonardo La Macchia, ci vediamo a Sanremo. Sì, siamo di Reggio Calabria. Lui è calabrese. Calabrese. Io vi porto sempre. Ecco, la Calabria. Calabrese, adesso arriva Cirillica Abruzzese, Enrico è di Roma come me, Brignano, quindi siamo un po' tutti. Ok, no,
volevamo solo fare un saluto per... È bello, festa! Melito TV, che noi ti seguiamo. Melito? Melito, no, si dice Melito. Messicano. Melito. Dillo tu, Melito. C'era l'appretto, Merito, Melito. Ciao Melito, provincia di? Lo dico. Provincia di Reggio Calabria. In macchina, diciamo, è finita pure la Salerno Reggio Calabria, quindi possiamo venire. Ma adesso siamo, puoi venire notizione. Quando vuoi. No, io venivo uguale, perché essendo siciliano l'ho sempre fatta pure con le buche, le interruzioni. Sono uno testardo e tenace. E ti trovi al Festival di Sanremo. Qual è la tua canzone, il tuo artista che preferito? Dai, dimmi un nome. Da stasera? E non lo sentite, però come affetto è chiaro. Come affetto? Chi Manoi, Albano, Ron, cioè io ho 51 anni, quindi, e poi però mi sento pure i giovani. Gigi Alessio, Clementino, poi che te li dica tutti, Sergio, tutti, giovani, anziani, meno anziani, più anziani, la tradizione, l'innovazione. Se ci salutiamo in tempo me lo vado pure a vedere. Ok, no, ti saluto, ti mando un mega. Ma voi che mandate radio, televisione? Allora abbiamo Radio Studio 95. Diciamo 95, questa è Radio Studio 95. Sì, bello che e merito sono gli amici di Radio 2, ma io vedo in questo momento mi schiero con voi. Non ho paura, sono per l'aggregazione. Grazie. Sono per l'integrazione, l'amicizia. Ma lui è fantastico, non è ragazzi, vero, mia madre non lo pensa. È fantastico. Ti do il numero di mamma che mi parlate. No, sei fantastico, veramente. È così. Ma è così proprio. Scusa, sono vicino a Montanaro, ma usciamo al freddo. Oh, buon lavoro, buon festival. Ci baciamo pure, sì. Ma sì. Ciao. Spettatori, sta uscendo Gigi D'Alessio in questo preciso istante. Ciao Gigi, ciao Gigi. Ciao. Un saluto agli amici di Merito TV. Un saluto agli amici di Merito TV. Grazie, ciao. Grazie. Che ci sta Clementino che si sta avviando, praticamente lo andremo un attimo a salutare. Ciao Clementino, Ciao Metto TV, ti amo, ciao. Va velocissimo Clementino, noi ovviamente lo andiamo a seguire. Questa l'ultima, vieni veloce. Una foto, io ti seguo tanto. No, niente interviste, però delle foto sì ce le possiamo fare. Grazie. Ciao, vai. Grazie, ciao. Ciao. Cari telespettatori di Merito TV, siamo qui davanti al Teatro Ariston, ebbene sì. Ha inizio oggi il Festival di Sanremo, un paio di ore e poi Carlo Conti e Maria De Filippi condurranno la 67esima edizione di questo festival. Grandi ospiti, e vi do qualche dritta, Ricky Martin, poi ci sarà Carme Consoli con Tiziano Ferro, l'omaggio a Luigi Tenco, e poi la Clan Bandit, una serata di grandi emozioni ci aspetteranno al Teatro Ariston, 11 bing che si andranno a contendere la serata finale, perché ci sarà anche il girone eliminatorio la terza serata, quindi tre di questa sera andranno direttamente al girone eliminatorio. Noi di Merito TV siamo qui in questa piazza e ci sentiamo più tardi. Questo programma è presentato da Bar Vittoria, strada statale 106, Fondo Vivo Bova Marina, info 0965 76 40 91. Pacecodes.com, sviluppo portale e app. Central Foto Cormaci, via Nino Bixio 11, Melito Portosalvo. Crystal Coffee e Lounge Bar, Corso Garibaldi, Melito Portosalvo, telefono 0965 78 36 38. Stazione di servizio Kuwait, strada statale 106, chilometro 13 più 500, Pellaro. Regenerazione
Generation Point, in via Fondovivo, statale 106, Bova Marina. Info 0965 76 17 91. Isa Flowers, di Isabella della Villa, via Nazionale 104, Bova Marina. Info 339 314 97 16. Il chioschetto by 3, corso Umberto I, Bova Marina. Info 349 74 53 041. Supermercato Conad dei Fratelli Russo, via Pericoli, Condofuri Marina. Pizzeria Number One, via Anna, Melito Portosalvo. Info 347 65 12 502. Sanremo Live. Sanremo Live. Tutto sul Festival della Canzone Italiana. In diretta dalla Città dei Fiori, interviste, curiosità, news, pettegolezzi sul più grande evento musicale dell'anno. Sanremo Live. Perché Sanremo è Sanremo.